domenica 22 aprile torna il mercatino dei ragazzi del Calcit, ottava edizione a Ceciliano. Ceciliano, il Calcit ancora una donna e al femminile, perché grazie a Francesca, grazie a Cristina, grazie a Rossella, grazie a Claudia possiamo ancora una volta rinnovare per l'ottava volta questo mercatino. Un mercatino importantissimo perché non c'è soltanto il famoso pranzo con maccheroni col cinghiale dei cinghialai, ma c'è anche altresì il saggio della scuola danzeria e il premiato karaoke Beppe e Marco, ma non c'è soltanto il mercatino di merchandise varie, utilizzi eccetera eccetera, ma c'è anche un'altra rassegna estemporanea di pittura ideata da Mariangela Rossi e il marito Elio. C'è altresì la prima passerella canina organizzata da Sara, quindi ringraziamo sentitamente perché è un evento particolare per la prima volta e già ci sono oltre 40 iscrizioni, quindi si preannuncia un mercatino importante. E poi che dire, nei locali della CDAS dei fratelli Mazzi, gentilmente messi a disposizione durante il mercatino, ci sarà il consueto pranzo finale a base di pesce. Durante il mercatino ci sarà anche altresì un assaggio di salsicce e di hamburger. Essendo una giornata da strada abbiamo letto l'opportunità di fare un po' di street food, quindi ci siamo divertiti a prendere il concetto americano di hamburger e a renderlo tipicamente aretino, quindi non troverete maionesi o ketchup, troverete salse fatte con tecniche di cottura italiane, prodotti italiani, troverete una grandissima chianina come carne e poi dei contorni come cipolle caramellate eccetera, quindi andremo a rileggere in un modo aretino quello che era la storia dell'hamburger.